Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo Shuikoden 3. La volta scorsa siamo stati in giro a reclutare gente random. Abbiamo fatto anche un bel po' di reclutamenti, a dire la verità. Infatti devo ammettere che non è andata male. Non è andata affatto male. Abbiamo già diversi negozi all'interno del gioco e tra l'altro abbiamo anche incontrato vecchie conoscenze, quindi tanta roba. Detto ciò, io volevo andare al negozio di rune. Volevo vedere se al negozio di rune c'era qualche runa interessante che potevo comprare e applicare dalla nostra Jeanne, tra l'altro, che è sempre splendida. Mamma mia che buona lei, è incredibile. Vento, shield, viper, titan, unicorn. No, non c'è né fuoco né fulmine, che erano quelle che mi interessavano di più. Vabbè, niente. Dove dobbiamo andare adesso? Ah, ecco, di qua. Ok. Adesso c'è... Esatto, adesso qui c'è molta più gente qui. Sì, è vero, ma mi sento come se ci stessimo dimenticando qualcosa. Penso penso che fare tutti i pagamenti è un qualcosa che abbiamo dimenticato. Ah, sono troppo stanco per pensarci. Andrò a letto e poi mi sveglierò presto domani. Sì, sei stato molto occupato. Devi stare attento a non ammalarti o altre robe. Sì, hai ragione. Grazie per la tua preoccupazione. Ok. Thomas, Thomas! Oddio. Che è? Perché mi chiami così? Che è successo? Thomas, ehi, Thomas! Oh, piano, calma. Che succede, Cecil? Cecil? Sai quanto è presto? Beh, mi sono ricordato. Ricordato cosa? Quello che ci siamo dimenticati. Devo farti vedere una cosa, vieni. Quindi che succede? Beh, il tipo di... I kind of thought something was strange. Penso che ci sia qualcosa di strano. Sono stato troppo occupato per... Cioè, sono stato troppo occupato per darci peso. Ad essere onesto con te. Anche io non me ne sono accorto affatto. Ma di che cosa intendete? Ehi, che... Non vedi? Praticamente... effettivamente lui è sparito. Abbiamo iniziato a parlare di lui e praticamente nessuno l'ha più visto. Ehi, che sì, il bibliotecario. L'ho visto soltanto il primo giorno che sono arrivato e poi come ha fatto a sparire? Dice sparito o peggio, dove potrebbe essere finito? Va bene, andiamo a cercarlo, cioè andiamo a cercare e vediamo se riusciamo a trovarlo. Portate anche tutto il vostro lavoro con voi. Lo apprezziamo veramente tanto, Thomas. Ah, ecco, quindi ora devo cercarlo. Ma il problema è dove lo andiamo a cercare. Il party... Ah, ok, sono rimasto io da solo nel party. Ma lo devo cercare dentro il castello oppure... Cioè... Perché... Sì, lo so... Ah, ecco. Ma dove potrebbe essere andato? Ci sono tanti posti in questo castello. Non so proprio da dove iniziare. E ci sono delle porte...
tutte che non riesco ancora ad aprire. E tu chi sei? Shizu. Shizu? Ma sei quella del 2, la ragazzina che aveva le pecore nel 2? Tu devi essere Thomas, il padrone di questo castello? Sì, esatto. Tu chi saresti? Mi dispiace per il ritardo, sono Shizu. La ragazza dell'ascensore. Ah, che è stata istruita da Adlai, il grande inventore del sud. Ho ricevuto richieste di riparare l'ascensore qui, ed ecco perché sono arrivata. Oh, piacere di conoscerti. Se hai un momento vorrei. Potresti farmi vedere dove si trova? Certo. Andiamo, forza. Ah, quindi lei è. No, pensavo fosse Shizu, quella la bambina. Ci somigliava un poco, eh? Che succede? Questa porta adesso si apre? Pare di sì. Sembra che qualcuno l'abbia chiamata per le riparazioni. Sono stato io. E vi posso garantire che è stato molto difficile mettersi in contatto con lei. Quindi adesso funzionerà di nuovo? Sì, non vi preoccupate, funzionerà domani, lo finirò stanotte. Veramente, non vedo l'ora. È un modello abbastanza vecchio questo. Vorrei restare qui per un po' e cercare di mantenere questo ascensore in manutenzione. Ah, buono. Certo, come preferisci. Lo apprezzeremmo tanto. Ah, quindi lei è reclutata? Oh, easy, a posto. Che bello, i reclutamenti qua sono molto, molto fresh. Cioè, oddio. Sicuramente ci saranno i personaggi un po' titoli da reclutare, però. Cioè, devo ammettere che anzi, questi personaggi sono abbastanza easy. Ecco, il problema è che ora io dovrei continuare a cercare Eike. Eik, io non so effettivamente come dovrei pronunciarlo, come dovrei chiamarlo. Ma il problema è che praticamente non l'ha visto nessuno. E io non ho idea di dove cercarlo. Non ne ho completamente idea. Cioè, non so se devo andare dentro il castello, se devo uscire, se devo andare in giro, magari in altre città. Forse è nell'altro paesino? Posso andare a vedere se è nell'altro paesino, ma. Vedi, di uscire mi fa uscire dal. Io posso vedere se è andato qua. Al massimo, poi dopodiché non ne ho idea. Va bene, faccio un giro. Allora, sono tornato nella zona delle lucertole perché ho detto, boh, ho detto, vediamo se riesco magari a trovarlo da qualche altra parte. E qui ho scoperto che c'è un insieme di roba allucinante e personaggi con cui non avevo parlato, tipo lui. Cosa vuoi? Non vieni troppo vicino, sennò finisci nei guai. Che stai facendo? Sto espandendo il piano di sotto. Espandendo? Stai scavando tutto da solo? Ma è incredibile. Certo, ho fatto tutti i calcoli da solo. E da solo ovviamente mi metto a scavare. Come ti permetti di scavare senza l'approvazione? Uomo talpa. Non è tanto educato, non è tanto carino chiamarmi uomo talpa, preferisco nano. Ehi, ti ho avvertito. Va bene, ok, proprio l'altro giorno. Non sto facendo niente di sbagliato. Che intendi? Niente. Visto? Bene, non possiamo permetterti di fare buchi ovunque. Avanti, sto semplicemente sperimentando il mio equipaggiamento, eccetera, eccetera. Ho detto no. Se volessi mai cominciare a scavare di nuovo, devi venirmelo a dire, capito? Ecco, ora gli dico, vieni da me, così puoi scavare tutto quello che vuoi.
Magari mi fermerò per oggi. Quindi sei un nano. Oddio, ho scavato per tutta la via fino alla Repubblica di Toran. Vuoi unirti al mio gruppo? Sì, certo che se lo puoi fare. Ok, perfetto. Anche lui reclutato. A posto. Però ora voglio vedere dove vanno queste, diciamo, queste caverne, perché lui ha scavato, ma devo andare a controllarle. Oddio, ho trovato un altro personaggio qua. Oddio, te è un ninja, ma che figo. What is it? Ti unisci al mio gruppo? Potrei. No, potresti unirti al mio party? Mi stai assumendo? Lo considererò per 100.000 pocce. Minchia. Perché così tanto? Oh. Minchia, qua poi guarda dove è nascosto. Va bene, ti pago. Ce li ho i soldi. Ok. In che cosa mi sono unito? Va bene. Ah. Madonna, 100.000 poche. Meno male che li ho presi dalla lotteria. Anche perché ho capito come praticamente rompere la lotteria. Ma guarda, ma non si vede praticamente qua. Cioè proprio l'ho visto con la coda dell'occhio, perché ho fatto così, ho girato, ho fatto praticamente così, ecco, sono andato qua e praticamente l'ho visto qua che spuntava, perché altrimenti col perché volevo parlare con sto bambino, ho detto se no col Kaiser che riuscivo a beccarlo lui. Comunque fighissimo. Mi è costato... Mi è costato un occhio della testa, giusto? Perché 100.000 pocci, cioè, ne avevo appena fatti 100.000 proprio con il biglietto della lotteria e ora praticamente sono ritornato alla cifra di prima, che comunque sia è 100.000, quindi non è che dici è poco, è tanto. Nel senso, è buono, perché comunque erano i miei soldi, sono i miei soldini, però, cioè, devo guardare anche dietro gli angoli, cioè, è scandalosa sta cosa. Anche perché non puoi girare la telecamera, quindi non è che dici, sai, giro la telecamera e allora lo posso vedere. Cioè, è stato veramente un colpo d'occhio questo. È incredibile sta cosa. È stato veramente, vi giuro, è stato veramente un colpo d'occhio per vederlo. Vabbè, andiamo avanti. Ok, ah, forse dovevo aspettare che lei finisse di riparare? Dice sì, adesso funziona tutto bene. Possiamo utilizzarlo? Certo. Questo sarà il nostro test, diciamo. La nostra corsa di test. Dice secondo piano, dice ovviamente zona del padrone di casa, la libreria e anche la sala delle statue. Wow, incredibile. Proprio al secondo piano. Così, mi piacciono gli ascensori. E adesso al prossimo piano. Ah, ma stiamo facendo il tour? E mo dove siamo? Al primo piano, immagino. Infatti, primo piano. Grande lobby, sala pranzo e anche il salone principale. Ehi, ma qui è da dove eravamo prima? Dice sì. Dice proveremo a fermarci ad ogni piano. Se nessuno vuole andare qui, ovviamente ci muoveremo. Se nessuno vuole stare qui, ci muoveremo al prossimo piano.
Quindi ora andremo al meno 1 e al meno 2 a sto punto. Perché il meno 1 e il meno 2 ci sono. E sono le varie zone. Ecco, basement level, dove c'è esatto il magazzino che è situato qui e si può anche salire sulla nave. Che ancora devo capire sta nave che funzionalità avrà. Ah, questo rende tutto molto più facile di por per portare, diciamo, i beni all'interno del castello. Però non dovete superare il limite massimo, ovviamente. Perché il design di questo ascensore non è, diciamo, non è eccezionale. E adesso andiamo al prossimo piano. Che è il meno 2, dove ci sarebbero tecnicamente le segrete e anche altri uffici, tipo Richmond, ovvero Kid, che io sto mandando in giro a farmi cercare persone nel frattempo. Ecco, qui c'è il secondo livello del basement. Qui si troveranno la cassaforte e dei vecchi dungeons. Vecchi dungeon. Ah, le mie gambe stanno iniziando ovviamente a cedere con l'età. Era da tanto tempo che non venivo qui sotto. È incredibile, Shizu. È esattamente come quando ero bambino. Sembra che anche l'ascensore qui sia abbastanza contento di lavorare. Esatto. Mi è sembrato sempre molto triste per me. Anche per me. Bene, andiamo al prossimo piano. Perché c'è un prossimo piano? Ah, vuoi vedere che ora è qui dove si trova Ike? Scusa, qual è il prossimo piano? Non ce n'erano altri piani. Forse ci si può arrivare solo tramite ascensore? Forse il tetto. No, beh, il tetto non penso. Ecco, vedi, c'è una parte ancora più in basso. Questo è il piano inferiore. Eh? Ma che cos'è questo posto? Non ne ho la più pallida idea. Non ho mai visto. Non pensavo. Cioè, non sapevo che questo posto esistesse. Ho trovato un sacco di posti nuovi mentre stavo esplorando il castello e stavo cercando per Ike, ma non mi immaginavo di trovare qualcosa qui. Forse c'è qualcosa di profondo, di oscuro qui. È vero. Probabilmente Ike potrebbe trovarsi in questo posto. Sì, è probabile. Beh, penso che valga la pena andare a dare un'occhiata. Ok, andiamo allora. Perché no? Sono venuto qui per vedere qualcosa di insolito e quindi potrei. Oh no. Quindi One è piccolo. Sono. Va bene. Quindi mi sa che per ora sono costretto a fare questa parte. Che è una parte di, diciamo, di trama, di storia, no? Volevo continuare a vedere se potevo reclutare qualcuno in realtà. Però c'era un personaggio che si trovava nel monte. E trovandosi nel monte purtroppo non ci posso andare. Quindi. Io nel frattempo ho potenziato le armi di tutti, quindi adesso sono fortissimo. Poi Mel è un qualcosa di incredibile. Troppo OP. Livello 32. C'è una biforcazione qui nel corridoio. Destra o sinistra? Perché non andiamo a destra prima?
Allora, facciamo, ecco, facciamo prima separarci e esplorare tutte e due le caverne. Tu e Cecil andate da quella parte, io e il vecchio invece andiamo dall'altra. Ma... voglio vedere ovviamente come va a finire questa cosa. Dice, forza andiamo, vecchio. Ehi, smettila di chiamarmi vecchio, io sono il grande... vabbè, il grande veggente. Non me ne frega niente di chi sei, forza andiamo. Beh, ottimo. Molto, molto bello. Ma a me sta bene. Andiamo da questa parte allora. Non c'è niente di cui preoccuparsi, Thomas. Io starò con voi, proprio dietro di voi. Dice, va bene, andiamo. Quindi io ora tecnicamente indietro non ci posso tornare. Quindi loro sono usciti. Ecco, mi hanno fatto togliere quei due che avevo prima per 10 secondi. Quindi io devo andare necessariamente di qua ora. Che se torno indietro mi dicono, no, ma gli altri già stanno esplorando quella zona. Oh no! Guarda chi c'è! Ma ci sono gli stessi mostri di Shuikoden 2 praticamente. Cioè, ci sono le stesse creature del 2, fondamentalmente. È vero che qua non sto tagliando i combattimenti, ma è perché sto parlando, quindi non volevo interrompere il discorso. Ah! Qui c'è una zona... Oddio. Ma qua non ho una mappa, tra l'altro. Ciò che mi sto rendendo conto è che non ho una mappa. Quindi non so effettivamente dove sto andando. Ah, però guarda caso ho trovato la strada giusta. Siamo arrivati in uno spazio aperto. Shh, silenzio, Thomas, guarda laggiù. Ah, ci siamo rincontrati con gli altri. Quindi abbiamo fatto il giro. Chi si nasconde in un posto del genere? È difficile credere che ci sia qualcuno. Persino Hake potrebbe essere stato rapito e da qualche tipo, diciamo, random. Oh, povero me. Beh, non possiamo saperlo. Avanti, Thomas. Carichiamoli. Aspetta un minuto. Non ti preoccupare. Ecco qua. Perfetto. Cecil. Cecil. Ma perché dico Cecil? Mi viene da dire Cecil. Ma che stai cercando di fare? Juan è Mister Piccolo. Come facevate a saperlo? Tutti i corridoi convergono qui. Oh. Non lo sapevamo, infatti. Ecco, e sono tornati. Quindi se io tecnicamente torno indietro, ci posso tornare indietro? Perché effettivamente c'era un'altra strada che lì stavo andando. Vabbè, sì, qua noi ovviamente skippiamo tutto. Tanto non prendo esperienza combattendo contro sti mostriciattoli. Cioè, io sono curioso di capire, perché io qua questa entrata l'ho vista per puro culo. Cioè, io stavo andando di qua, dritto per dritto. Forse qui c'è un vicolo cieco? Ah, ecco, infatti, sì. Vabbè, allora, niente di particolare. Va bene, allora vado avanti e ci vediamo dopo. Ehi, che cos'è quel suono? Cecil, cerca di controllare i tuoi istinti diciamo, di carica. Oh, sì, mi dispiace, ho sbagliato prima. Va bene, andiamo. Sei sicuro che questo è sicuro? Potrebbe esserci qualche serpente a due teste là sotto. Potrebbe essere veramente, veramente aggressivo. O affamato in questo caso. Effettivamente, hungry e affamato. Doublehead, che è il serpente di Shuikoden 2 nella miniera dei Sindar, cioè nelle rovine dei Sindar. C'è solo un modo per scoprirlo. Andiamo. Ah, eccolo, vedi, l'abbiamo trovato. Quindi questo è il suo rifugio. Ike. Bene. Vi vedo tutti qui.
Siete venuti a leggere anche voi? Ma di che stai parlando? Sei sparito per settimane, ne eravamo preoccupati e siamo venuti a cercarti. Oh, scusate, non volevo mettervi in allerta. Perdo la cognizione del tempo quando sono qui. Beh, ringraziando il destino, ringraziando Dio, stai bene. Vieni spesso qui sotto a leggere? Sì, è un posto silenzioso e anche fresco. E soprattutto non ci sono i bambini che vengono a disturbarmi qui in giro. Dice, perdere il tempo con i libri è una delle mie cose preferite. Torno indietro adesso, però sentitevi liberi di utilizzare questo spazio quando volete. Ecco, vedi, l'abbiamo trovato. Anche io che ho girato mezza mappa praticamente, porca puttana. Mi sono fatto mezzo gioco con la mappa a esplorare. Quel ragazzo è strano, quel tipo è strano. Però sono sicuro che siamo felici del fatto che lui stia bene. Comunque abbiamo risolto questo mistero della sua sparizione improvvisa. Dice è vero. Dice adesso possiamo andare via. Thomas? Che succede, Mr. Sebastian? Non ti chiedi come lui sia riuscito ad arrivare qui prima di tutti, cioè in primo luogo. Cioè come conosceva ovviamente questo posto. Infatti, perché noi ci siamo arrivati solo tramite l'ascensore. Oh, addirittura ho finito? Il capitolo 1 è finito di Thomas? Posso continuare con altro? Io qua effettivamente mi piacerebbe continuare con Thomas. Minchia, non so che fare qua. Non so letteralmente che fare. Io direi che potremmo continuare ormai con Thomas. Perché comunque sia Thomas recluta i personaggi. Sta facendo comunque diverse robe particolari e quindi penso che in generale ne valga la pena. È vero che io posso continuare anche con gli altri, anche se in realtà con Chris e con l'altro tipo non ho neanche iniziato il capitolo, c'ho soltanto il figlio di Lucia, Hugo, che sono addirittura al capitolo 3. Potrei andare addirittura al capitolo 3. Mentre invece con gli altri sono ancora al capitolo 1. Non lo so, è strana questa decisione. Va bene, ora ci penserò e poi dalla prossima volta vedremo effettivamente dove partiremo. Quindi ragazzi, per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!